in seta, talvolta maculate a simulare pelli animali. Contemporaneamente in Caucaso si riservano ai destieri i raffinati zimpush, aperta a ventaglio ed ornati con ricami variopinti eseguiti con punti diversi e spesso con filati preziosi su fondi in fine panno oppure in seta. Ma la storia delle coperte da cavallo e da sella annodate o tessute non termina qui. In tutto l'Oriente le genti nomadi come quelle urbane riservano ancora oggi alle proprie cavalcature le coperture e le gualdrappe più fantasiose, realizzate con materiali e tecniche che sono oggi identiche a quelli del passato.